Ciao ragazzi e ciao ragazze, allora, nuovo video, questo sarà un altro video Get Ready With Me. Mi sono impegnata una volta alla settimana a girare questa tipologia di video per tenervi aggiornate appunto su quelle che sono le situazioni, stati e posizioni della mia vita. Allora, io direi di partire subito, con questo video. Sono andata già ad applicare la crema viso di Kiko, è sempre la solita, la Face Skin Glow. E quindi niente, ora vado ad applicare il fondotinta, anche perché questo qui lo devo finire, non mi piace, non mi è mai piaciuto, ma questo già lo sapete perché nella review ve ne parlai, mi piaceva da morire il mascara, ma il fondotinta no, a parte che secondo me questo è difettato, ne sta rimanendo veramente poco, spero che finisca il più presto possibile. Dicevo, questo secondo me è difettato, è difettato il beccuccio, la pompetta, l'erogatore, non mi veniva il nome, e quindi non lo so, ma il prodotto in sé per sé non mi fa impazzire. Allora, aggiornamenti vari. Come mi ci sto trovando nella nuova casa? Questo video l'ho pensato soprattutto per chi si vuole trasferire, per chi è da sola o da solo e ha intenzione di trasferirsi o comunque prendere casa e andare a vivere da solo e da sola. Cosa comporta? Cosa comporta tutto questo? Soldi, tanti soldi, veramente tanti, troppi. Allora sì, a parte quello, cosa comporta andare a vivere da soli, come mi ci sto trovando io da quasi un mesetto a questa parte. Bene, devo dire la verità, inizialmente avevo una paura fottuta, cioè proprio davvero tanta paura, tanto che chiesi proprio il vostro supporto e siete state un fenomeno, cioè vi amo in una maniera pazzesca, e questo già lo sapete, però ovviamente non smetterò mai di dirlo, quindi vi amo davvero tanto. E nell'ultimo periodo, proprio nel periodo in cui lanciai un video dicendo ragazze ci sarà un cambiamento nella mia vita, cioè che ho pensato che fossi incinta, cioè chi ha pensato che andassi all'estero. Ragazzi, un passo per volta. E niente, alla fine vi ho svelato, insomma, il segreto, ovvero quello che era il mio trasferirmi in una nuova casa per andare a vivere da sola. E quindi non andare a convivere con nessuno. Allora, cosa comporta, come ci si trova a vivere da soli? Tra virgolette a vivere da soli, perché voi lo sapete, io condivido la casa con un'altra ragazza, o meglio altre due ragazze, però diciamo che la seconda non c'è quasi mai, quindi direi anche meglio, perché proprio spero che trovi una casa tutta per sé, perché il fatto che debba venire con il gatto, ci saranno sicuramente un po' di disagi, perché io non condivido questa cosa di dover condividere condividere la casa con un'altra ragazza che ha un animale in casa. O meglio, sì, a me piacciono gli animali, però io sono per l'animale non in casa. O meglio, non mi piace ritrovarmi con peli addosso o odori particolari. È per questo che ho deciso di andare a vivere da sola per conto mio, perché alcune di voi lo sanno, mia mamma ha dei gatti e io insomma non sopporto l'odore del gatto, non sopporto il gatto in generale, è carino tutto quello che vuoi, però è dispettoso. Ora io passo dalla parte della cattiva, però ragazze non è cattiveria, cioè io ne accetto uno, e anche se ne è uno il gatto della coinquilina, preferisco non averlo perché lei lo lascerà libero per tutta la casa,
ovviamente gli ho già detto, nella mia camera non entra, perché sapete, insomma, la sto addobbando, stile albero di Natale, e quindi pennelli, pennellini, già so, perché mi è successo a casa di mamma, che i gatti, ma non lo facevano apposta, loro lo fanno perché ci vogliono giocare, ecco, si avvicinano ai pennelli, stanno lì con la zampina a fare così, e quindi non, per una questione di igiene, anche se io li lavo i pennelli, preferisco evitare. E poi non mi garba il fatto che comunque il gatto debba andare in cucina, debba andare in bagno, insomma, sapete un po' i gatti come sono, che si appoggiano ovunque, si mettono nel lavandino, si mettono nel bidet, si mettono sul cesso, cioè io queste cose non le tollero, per una questione di igiene. Posso lavare il bagno pure tutti i giorni, però per una questione di igiene proprio non tollero questo. Oh, però amo gli animali, perché ora sembra che io sia quella cattiva, in realtà veramente io li adoro gli animali, sono animalista, cioè l'ho già detto. Quindi spero vivamente che lei non venga. L'altra ragazza purtroppo andrà via, è stata davvero poco, meno di un mese, quindi l'altra andrà via, e tra le due sinceramente mi dispiace che vada via l'altra, perché alla fine abbiamo dei turni diversi, quindi non ci troviamo quasi mai in casa, e di conseguenza la casa è o di una o dell'altra, se non in fine settimana, perché siamo praticamente quasi sempre tutte e due a casa. Ovviamente dipende dai turni e tutto il resto. Quindi, a parte questo, come mi ci sto trovando? Mi ci sto trovando bene. Inizialmente avevo tanta paura, appunto, come ho già detto prima, però è tutto l'inizio, nel senso, ora come ora, cioè, per dirvi una cosa stupida, persi le chiavi in casa. Come si fa a perdere le chiavi in casa? Cioè, ero convintissima di aver appoggiato le chiavi sul comodino, come faccio di solito. In realtà le chiavi erano in bagno. Ora, perché le chiavi erano in bagno? Perché è salito un mio amico e nel parlare tutto il resto, chiusi la porta praticamente, cioè lui se ne andò, chiusi la porta, poi andai in bagno a far pipì e avevo le chiavi in mano. Lasciai le chiavi sul termosifone, tu pensa, livello cerebrale zero, lasciai le chiavi sul termosifone e poi andai a dormire, a riposare prima di andare a lavoro. Morale della favola, mi svegliai e non ricordavo dove avevo lasciato le chiavi. Quindi di conseguenza, cosa da non fare, sono andata a lavoro perché ero in ritardo e nel panico più totale, ragazzi, ho perso le chiavi in casa. Cioè, quindi è venuta la mia coinquilina, mi ha chiamato la padrona di casa dicendomi: guarda, se vuoi domani mattina ti vengo a portare le chiavi, ma stanotte come farai, così colà. Nel frattempo chiamo mia mamma e gli dico: mamma, guarda, io ho perso le chiavi in casa, intelligente proprio, ho perso le chiavi in casa e probabilmente stanotte vengo a dormire da te. Però allo stesso tempo, ragazze, credetemi, quando ci si abitua, ecco, a vivere da soli, ai propri spazi, perché questa è la cosa più bella, hai il tuo spazio, cioè se ti vuoi svegliare un po' più tardi la mattina puoi farlo, se ti va di fare il letto lo fai, se non ti va di farlo non lo fai, uguale, sì, ho il letto da rifare, se ti va di cucinare cucini, se non ti va di cucinare non cucini, se ti va di mangiare qualcosa di particolare la fai, cioè tante cose, davvero tante cose che avevo sottovalutato. Inizialmente dissi: no vabbè, io penso di stare tipo mezzo mese e poi andrò via. Invece sono da un mesetto e mi sembra di essere qui da una vita, non so se un bene o un male, però mi sembra di essere qui da davvero tanto tempo. Però onestamente non so se è un bene o un male questa cosa di sentirmi
qui dentro da tanto. Lo penso sia un bene. Spero. Spero. E quindi, appunto, se devo consigliare di andare a vivere da sola a un'amica o un amico, di andare insomma a vivere da soli in generale, sì, lo consiglierei, però ci sono i pro e i contro. Cioè, ragazzi, all'inizio ci sono delle mazzate, proprio di quelle allucinanti, e per mazzate intendo soldi a manetta proprio che vanno via. Poi vabbè, io sì, sono spendacciona, però nell'ultimo periodo mi sto, tra virgolette, precludendo di fare acquisti per me, anche se, parliamoci chiaro, il più presto possibile succederà che andrò a fare degli acquisti per me. Già qualcosa l'ho acquistata, ma relativamente, cioè penso più alla casa, tipo tra una settimana mi dovrebbe arrivare la cassettiera di IKEA. Ho preso la cassettiera di IKEA e non so dove metterla. Cioè, onestamente avevo pensato di affiancarla qui alla postazione make up e continuare insomma quella che è la mia postazione, quindi mettere i cassettini, mettere i prodotti nei giusti cassettini e riempirla così, proprio perché avevo ascoltato il consiglio di alcune che mi hanno detto: guarda, la vetrinetta riempila di prodottini insomma che non usi per quanto riguarda il make up. E così ho fatto, infatti così, vista così, sembra più carina. Però, insomma, la cassettiera la voglio uguale, quindi se ne vanno sì, comunque tantissimi soldi, soprattutto all'inizio, lo sapete bene, per chi è in affitto, per chi ha preso casa, sa bene che all'inizio c'è da dare la caparra, c'è da dare il mese, ci sono da dare diversi soldi. Poi la spesa la vuoi fare? Cioè, io quando, cioè il fine settimana, generalmente, quando vado a fare la spesa, sarà che compro pure schifezze, sarà che compro veramente cavolate assurde, ma vanno via tipo 40-50 euro di spesa, che se ci pensate non sono proprio tanti, ma sono anche tanti, perché per essere una sola persona, poi dipende da quello che mangiate. Cioè, io faccio cose assurde, tipo faccio il pesto, faccio tipo l'altro giorno ho comprato il Sakebon, quello lì della, non mi ricordo di che marca è, forse della Star, non lo so, e quindi cose insomma sbrigative, tipo Wurster al tegamino, sì, sulla padella, quelli col formaggio dentro che sto adorando, cioè non so perché, ma mi stanno piacendo da morire. Ho comprato la Fanta, i fiori di Sambuco e la Coca-Cola Life, che non ho ancora bevuto. Cioè, poi mi sono messa a fare dolce ogni tanto, cioè, cos'è, assurda. E niente, quindi questi sono, insomma, queste sono le cose che generalmente faccio quando sono da sola, quindi libertà di fare ciò che vuoi. L'unica pecca, ecco, all'inizio magari se si è abituati a stare in una casa, il trauma non è se hai una stanza tutta tua in casa, perché non la senti la differenza se non sei tanto mammona o mammone. Non tocchiamo questo argomento perché nell'ultimo periodo ci sono tanti mammoni, ma tanti, e quindi non la senti questa differenza. Però se sei abituata o abituato a dormire a condividere la stanza con un fratellino, una sorellina e tutto il resto, questa la si sente, questa differenza la si sente sin da subito. All'inizio sì, è stato un po', ammetto che è stato un po' traumatico, perché mi sentivo proprio sola, cioè i primi giorni non riuscivo a dormire. Poi il primo giorno è stato proprio devastante, perché
il primo giorno mi svegliai e mi sa che ho girato un video con questo discorso. Mi svegliai e tipo avevo i muratori alle 7 di mattina con il trapano, cioè, e io lì che no, cioè, non ce la posso fare, veramente non. Dici no, io abbandono tutto, invece no, alla fine mi ci sono abituata. Ora ho messo anche il matrimoniale, quindi inizialmente era il singolo, e questo letto giuro che lo giro e lo rigiro, non so mai come metterlo, continuo a rigirarlo, casomai, e quindi niente, all'inizio sì, è un po' traumao, che stai a dire, traumatico, però poi ti, insomma, ti ci abitui, ti piace anche, quindi sì, a me piace, io sto bene, per il momento sto bene, poi non lo so se ci saranno dei cambiamenti, se, che sto a fare, ero convintissima di aver preso quello lucido, invece ho preso quello rosso, quindi non lo so se ci saranno dei cambiamenti, e per il momento sono qui, cercherò di impegnarmi il più possibile a girare video. Comunque lo state vedendo che pubblico almeno 2 video a settimana. E niente, questo è quasi tutto. Ora vi faccio vedere alcune cose che generalmente acquisto. Per quanto riguarda il video Get Ready With Me, io, lo sapete, nell'ultimo periodo sono in fissa con i trucchi leggeri, con il make-up leggero. Quindi ogni tanto lo stiravo un po' di più con il rossetto rosso di MAC, quello che mi regalò Uccia 3000, che se sta vedendo questo video la saluto, ed è il Ruby V, ragazze, a parte una texture incredibile, è un retro matte, quindi tende a seccare un po' le labbra, però si fissa in una maniera pazzesca ed è davvero incredibile. Vi faccio vedere alcune cose che ho acquistato in questi giorni per la casa, cioè più che altro la spesa che ho fatto in questi giorni per la casa. Ok, quindi, cioè, ho comprato, non ho ancora bevuto. Poi non lo so, fatemi sapere se vi dovesse interessare il video della mia spesa settimanale, perché effettivamente mi rendo conto che acquisto cose strane. Ho comprato la nuova Fanta, non, ovviamente Fanta e Coca-Cola non mi ha pagato per girare questo video. Ho comprato la nuova Fanta al gusto di limone e fiori di sambuco. Ora, l'odore è strepitoso perché ce n'era una aperta all'Ocean. E il sapore non lo so. Fatto sta che ho preso quella da 2 litri praticamente, no, 1,5 litri. Sì, è cambiata la bottiglia, non so perché l'hanno fatta magra qui sotto. Perché? Hanno fatto la bottiglia magra. E poi ho preso la famosissima Coca-Cola Life. Sì, e non lo so. Con estratto di stevia. 36% di calorie in meno. E non lo so se mi piace o non mi piace, se il sapore è uguale. Fatemelo sapere con un commentino. Fatto sta che forse oggi la bevo. Non lo so, la devo mettere in frigo. E poi ho preso altre cose random. Anzi, vi porto in cucina così vi mostro altre cose random che ho preso. Cose random, così a cavolo. Allora, ho preso il... perché quando veramente pochissimo tempo, anche perché non l'avevo mai mangiato, il Sekebon. Eh sì, avevo ragione, era della Star. E quindi questo si mette tipo dell'acqua calda e si prepara in 3 minuti. Qui ci sono alcune pentole. E qui ci sono le patatine al gusto zenzero, che sono al cuor di zenzero, che sono uno spettacolo, ragazzi, sono buonissime, hanno un retrogusto assurdo. Qui ci sono dei peperoni, perché ho intenzione di fare della pasta con i peperoni. Qui ci sono dei carciofi, ancora dietro, ecco, vedi il pesto che sto adorando, ed è questo qua, ricotta e noci. Ok, questo qui.
mi sta piacendo tanto. Poi io generalmente lo diluisco con la panna e poi sotto c'è un po' di, ci sono un po' di cosine così per, vi porto nel frigo anche perché questo è lo scomparto della, dell'altra coinquilina. Vi porto in frigo e nel frigo ognuno ovviamente ha i suoi spazi. E questo è mio, cioè si vede che mi piace tanto. Questo è mio e ho preso anche questi yogurt che erano appunto in offerta, o non so se si vedrà, ok, al lampone, al, alla pesca e maracuja. Maracuja, come si pronuncia? Ok, poi sempre al lampone. Vabbè, qui ci sono dei pomodorini, sempre pomodorini. Qui c'è un tre fragole messe così perché avevo fatto un dolce incredibile su Instagram. Trovate la foto. E qui c'è un altro pesto, questo è rosso invece. E qui c'è un tiramisù che non so se mangerò onestamente, anche se sono in fase preciclo. E questi sono quelli che dicevo io con dentro la, il formaggio, che sono fantastici, cioè proprio fantastici. E qui sopra c'è tipo della Philadelphia, in una marca diversa, di una marca diversa. Qui c'è un altro dolce della serie non mi faccio mancare i dolci, sempre Wooster, coso la, la, ci siamo capiti, la margarina e qui niente, alcune cose. E qui c'è la mia pianta, diamo un nome alla mia piantina di basilico che non so per quanto durerà ancora, però mi sto impegnando, la sto annaffiando ogni giorno, questa foglia è morta e sta diventando troppo carina, queste foglie sono belle dure, quindi troppo carina. C'è un tempo devastante, la mattina c'è un tempo devastante, cioè, non so se si riesce a vedere ma è davvero brutto. E quindi niente, anche questo video termina qui, non so se girare altri video di questa tipologia o comunque sia video giornata tipo con me, quindi cosa faccio generalmente la mattina quando mi sveglio, durante la giornata, prima di andare a lavoro, insomma. Insomma, consigliatemelo, fatemelo sapere con un commentino, mi fa sempre tanto piacere. Io ringrazio tutti, bacio a tutti e come sempre, se il video ti è piaciuto, spolliciate, iscriviti al canale per non perdere altri video e giù nel box informazioni come sempre troverai il link che ti riporterà a Facebook, Instagram, Twitter e se vuoi scrivermi c'è l'indirizzo mail. Al prossimo video, ciao!